C'era una volta, in una terra lontana lontana, un minuscolo regno. Pacifico, prospero e ricco di antiche e poetiche tradizioni. Là, in un maestoso castello, viveva un nobile signore, vedovo, con la sua bambina. Benché egli fosse un padre gentile e affettuoso che non faceva mai mancar nulla alla sua figlioletta adorata, egli capiva che ella avrebbe avuto bisogno delle cure di una mamma e così si risposò, scegliendo come seconda moglie una vedova di nobile famiglia che aveva due bambini dell'età di sua figlia, Anastasia e Genoveva. Purtroppo però il nobile signore morì prematuramente e la matrigna, invidiosa della sua bellezza che faceva sfigurare le sue brutte figlie, si rivelò fredda e crudele verso la figlia acquisita, che obbligava a passare le sue giornate in cucina vicino ai fornelli, tanto che alla fanciulla venne dato il nomignolo di Cenerentola. Passarono gli anni e il castello andò lentamente in rovina, poiché le ricchezze della famiglia venivano sperperate per i capricci delle due sorelle egoiste e vanitose, mentre Cenerentola era ridotta a far da serva nella sua stessa casa. Ma nonostante tutto Cenerentola continuava ad essere buona e gentile, poiché ad ogni levar del sole ella sentiva rinascere in cuore la speranza che un giorno i suoi sogni di felicità si sarebbero avverati. Questo video un po' particolare, che è una collaborazione con altre ragazze e ragazzi, è un progetto portato avanti da Amstels, una ragazza dolcissima, e il progetto si chiama Princess Disney Project. Princess Disney Project. E vi metterò poi sotto nel box tutti i link delle altre ragazze e ragazzi che hanno collaborato. Appunto, il progetto è Principesse della Disney perché volevamo ricreare un'atmosfera un po' fatata per un po' di fiaba per il Natale. Ed ecco qua, io faccio, come avete capito dall'intro, Cenerentola. Ovviamente una cosa un po' più particolare, lei aveva un trucco molto semplice, anche questo in realtà è molto semplice, però l'ho voluto rendere un po' più particolare con le ciglia finte, insomma dargli un po' più una connotazione appunto un po' più fiabesca. E spero che vi piaccia, se vi piace guardate il video, guardate come l'ho realizzato. E niente, ringrazio tutte le ragazze e ragazzi che hanno partecipato a questa collaborazione, ringrazio Hemstels per avermi messo in mezzo a questo progetto e mi ha fatto molto piacere partecipare, mi sono molto divertita.
E quindi grazie. E niente, vi auguro per chi magari non vedesse i miei prossimi video, vi auguro buone vacanze, buon Natale e godetevi questa atmosfera fiabesca. Un bacione. Ciao a tutti. Ciao. La mia base, io come al solito l'ho già fatta. La base che userò per l'occhio è questa Painterly di MAC Paint Pot. Vado a mettere su tutto l'occhio. Il primo colore che andremo ad utilizzare, che andrò io ad utilizzare, è un diciamo arancio chiaro dorato. Non so io che colori, faccio veramente pietà. Dalla palette Sweet Dreams della Too Faced ed è questo colore qua. E lo vado a stendere su tutta la palpebra con un pennello a setole piatte, con un pennello a lingua di gatto abbastanza grande. Io userò il 12 dell'Egyptia. Lo segniamo appunto su tutta la palpebra mobile. Il secondo colore sarà il colore per la piega dell'occhio. Ho detto che è molto molto semplice questo look. Ed è sempre della Sweet Dreams, questo marrone bronzato. Si chiama Love Dovey. Quello di prima si chiamava Peach Fuzz. Lovey Dovey, ah, ce la posso fare. Lovey Dovey, che è questo qua. Con un pennello a penna, io utilizzerò questo della FM Pro Tool. Andiamo, ne prendiamo un pochettino e andiamo a mettere nella piega dell'occhio. E andiamo a sfumare. Per sfumare userò il 222 della Sigma, questo qua. Riprendiamo il primo colore, Peachy Fuzz, e lo andiamo a riposizionare sempre con il pennello di prima. Dopodiché prendiamo un pennellino a lingua di gatto. Sempre lingua di gatto, però più piccolino. Userò questo, il numero 8 Diego della Palma, vedete che è più piccolo. E poi prendiamo un colore per dare un po' di luminosità, quindi per fare un punto luce. Io lo prenderò dalla palette Bad Girl della Sleek e precisamente prenderò il bianco che è Innocence. O Innocence. Questo e lo vado a mettere nell'angolo interno. Adesso prendiamo con il pennello Twitwatoso, sempre della Sweet Dreams. Io prenderò un colore neutro opaco, quindi voi utilizzate un qualsiasi colore neutro opaco. Io userò questo bianco in the buff e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Passiamo adesso, prima di mettere l'eyeliner, mettere le nostre ciglia finte. Io userò le ho prese di H&M, infatti devo dire fanno abbastanza schifo, nel senso che sono proprio, cioè, di un materiale veramente molto molto scadente, però volevo provarle, erano carine e boh, ho detto ma sì, proviamole, per fare scena vanno bene. Ed erano appunto queste tre messe così, a pacchettino di Natale erano fatte, e utilizzerò la prima, questa qua. Dopo aver messo le nostre ciglia finte andiamo a mettere l'eyeliner. Dopo aver messo l'eyeliner, comunque vedete un eyeliner molto importante, andiamo a mettere un po' di mascara sulle ciglia finte. Dopodiché prendiamo una matita bianca, userò quella di MAC, la Fascinating, a casa mia c'è sempre il bordello, e la mettiamo dentro l'occhio. Passiamo alle sopracciglia e
le ridefinirò, anzi le riempirò un pochettino con questa matita della Pupa Eyebrow Pencil numero Lucy, questa qua. Allora, sul resto del viso mettiamo intanto un blush molto molto chiaro. Io userò questo qua della L'Oreal, questo che è il 115 True Rose. Sulle labbra utilizzerò, lei nel film ha un rossetto sul fucsia, e quindi utilizzerò Pink Nouveau di MAC, questo fucsia qua. Faccio prima il bordo con la matita della Deborah numero 198. Per dare un tocco appunto di atmosfera un po' così, un po' fiabesca, andrò a mettere su tutto il viso questo illuminante della Pupa, questa cipria illuminante della Pupa, ecco, questa qua, che è dorata ed è la Silk Touch Powder. L'andrò a mettere appunto su tutto il viso. Per quanto riguarda l'acconciatura, ho messo questo cerchietto azzurro per riprendere questo, che diciamo è un po' il vestito da sera. Ho voluto riprendere un po' il vestito da sera di Cenerentola, così, con tutte queste pagliettine. Appunto, questo cerchietto azzurro, uno chignon dietro e basta. Spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti e niente, un bacione. Ringrazio tutte le ragazze e i ragazzi che hanno collaborato a questa collaborazione e niente, bacioni. Ciao, buon Natale a tutti. Ciao.